Com'è avvenuto il vostro incontro con Scam? Però in realtà noi ci conoscevamo. Sì, noi andavamo lì già insieme. Noi andavamo lì già insieme e però è stato un caso perché Sì. io non lo sapevo. Nemmeno io. No, io ho fatto. No, io facevo Tutto può succedere, che era una serie di Rai 1. E mi ricordo che Camilla Filippi, che è un'attrice bravissima, che lavorava con me, mi ha detto: guarda, c'è questo regista che è appunto il nostro regista di prima e seconda stagione, che si chiama Ludovico Bessegato, che non riesce a trovare la protagonista per questa serie. Se vuoi venire a fare il provino, insomma. E gli ho detto: vabbè, sì, chiamatevi, vengo, insomma. Quindi sono andata a fare questo provino e è andato bene, quindi così. Io in realtà avevo fatto l'anno prima il provino per Edoardo. E poi mi hanno richiamato per la seconda stagione. Sono andato, era agli sgoccioli perché mancava pochissimo al set. E quindi mi sono trovato proprio all'ultimo. Così ho fatto tre incontri, mi sembra, due callback. E poi, ok, fra una settimana si gira. Quindi io proprio lanciatissimo dentro all'ultimo. Sì, E ho ovvero. scoperto che c'era lei e per me è stato tipo, ah, oddio che bello, conosco qualcuno perché era la prima grande esperienza, insomma, seria. Quindi per me Ludovica è stato un po', oddio, c'è Sì, qualcuno. mi ricordo quando mi ha chiamato e dovevamo fare le letture, mi Le letture. sembra. Mi ha chiamato e mi fa: ciao, non so se ti ricordi, sono Pietro, Turano, andavo lì insieme. Io: ah, certo, mi ricordo. Non è che mi passi a prendere. Io: ok, sono in Io macchina. disagiatissimo, facevo finta di no, ma ero nel panico. Ho una domanda per Vai. te, Pietro. Tu nella seconda stagione hai raccontato un po', eri tra i protagonisti della seconda stagione, hai raccontato un po' il tema dell'omosessualità e tu sei anche, ho letto, un'attivista del Gay Center. Cosa c'è di Pietro che lotta in favore di questa causa nel personaggio di Filippo? Ma guarda, ti dirò, come dico spesso, è stata scritta molto bene, Scam, da chi se ne è occupato. E questo mi ha anche molto rincuorato appunto perché io vengo dall'attivismo, quindi era un po' agitato su come avrebbero trattato il tema, quindi in realtà tutti i meriti vanno a chi l'ha scritta con attenzione, con cura, e quindi mi sono trovato molto bene in quel ruolo. Dopodiché, ma questo si sa, è stato detto tante volte. Sul set di Scam c'è molta apertura verso gli stimoli che vengono dai ragazzi, da noi attori, quindi anche quel dialogo sempre aperto, poter discutere alcune battute, c'erano delle cose un po' scivolose, le abbiamo viste insieme, le abbiamo ricontrollate, a volte abbiamo provato a improvvisare, quindi ecco, questa grande apertura, dialogo super condiviso, ha permesso che ci fosse sì Pietro in Filippo, ma comunque Filippo era perfetto. Così com'era. E qual è l'aspetto che ti è piaciuto di più di questo, cioè come hanno raccontato questo tema? Con grande naturalezza, gli stereotipi ribaltati che a volte serve, ma comunque senza la paura di cadere anche ogni tanto negli stereotipi, perché se esistono significa che un po' di verità c'è. Però ecco, il fatto che non sia stata costruita su degli stereotipi, anzi con una grande attenzione, quindi ho trovato il tema trattato con estrema naturalezza e dando voce a una gioventù omosessuale, che è una cosa che manca. Mancano delle storie di giovani ragazzi non disperati, non potenziali suicidi, non storie drammatiche di giovani gay, perché questa è la realtà, che adesso, oggi, si può. Vivere una vita serena, non è detto che sia sempre così, però si può, è possibile ed è giusto che ci siano questi esempi. Invece Ludovica nella prima stagione ha interpretato, cioè interpreti nella serie Eva, nella prima stagione ha raccontato oltre all'amore con Giovanni anche la difficoltà di uno studente di relazionarsi con una scuola nuova e con dei studenti nuovi, un po' è un qualcosa che accomuna tanti studenti. Ecco, come ci è riuscito il tuo personaggio e quali stimoli pensi abbia dato ai fan della serie? Allora, guarda, in realtà quando io ero alle medie a me è capitata una cosa simile a Eva, ovviamente lei è più di età più avanzata, insomma, qualche anno dopo. Però mi ricordo che quando ero in seconda media la mia scuola chiuse, perché era una scuola privata di quartiere, e mi sono ritrovata a dover scegliere all'ultimo una scuola in terza media, quindi con l'esame e tutto, dove non conoscevo assolutamente nessuno. Quindi un po' ho cercato di pescare da quel disagio mio adolescenziale.
Credo che abbia dato la serie, il mio personaggio, degli stimoli, come dici tu, appunto, per i ragazzi, insomma, per tutti quelli che si trovano in questa difficoltà, che poi a noi magari può sembrare una banalità, però in realtà in età adolescenziale tutte le piccole cose diventano più grandi. Quindi sono contenta che ci sia una serie, in cui i giovani si possano ritrovare, cioè avrei voluto anch'io avere una serie del genere quando ero adolescente.